Birra anche per il 2024 sarà la regina del fuori casa. Bevanda inclusiva, lo dice l'indagine della Doxa. Raffo, una birra made in Puglia in tutta Italia. In Sardegna una filiera assolutamente autoctona. Al Bruxelles Beer Challenge vince l'Abruzzo. Oreca Short News è offerta da Maschio dei Cavalieri. La differenza è nel cuore. Beer Food Attraction, dal 18 al 20 febbraio 2024, Fiera di Rimini. Della Grande, drink a beer, not a lie. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Torniamo a parlare di birra, la categoria beverage che, nonostante un anno come il 2023, dove i consumi non sono stati particolarmente brillanti, resta la regina del bere fuori casa. La birra è infatti la bevanda di qualità più richiesta nei locali, 59%, davanti alle bollicine 39%, al vino bianco 38% e al vino rosso 34%. La birra quindi sempre più anche come bevanda da pasto, più che una semplice bevanda, è un emblema di tradizione, cultura e inclusione. Infatti, secondo una recente indagine di BVA Doxa per il centro informazione birra di Assobirra, 9 italiani su 10 considerano la birra come un simbolo di inclusività adatta ad ogni genere, età e stile di vita. Opinione questa trasversale a tutte le fasce d'età, in quanto condivisa dalla generazione Z, dai millennials e dalla generazione X. Birra capace di creare un ambiente di socializzazione rilassato e aperto, e non a caso per il 36% dei rappresentanti della generazione Z e dei millennials la birra è la bevanda della condivisione per eccellenza. Un mondo, quello della birra, che avrà la sua speciale vetrina nella prossima edizione di Beer Food Attraction a Rimini, 18-20 febbraio 2024, dove al momento hanno confermato la partecipazione brand come Weissteiner, QBA, Carlsberg e Birra Peroni. E proprio di Birra Peroni è una delle primissime novità per il 2024. Si tratta di Birra Raffo, un brand storico nato a Taranto nel 1919 che ora Peroni rilancia a livello nazionale. Ecco il messaggio del direttore commerciale di Birra Peroni, Andrea Tortella. Ciao a tutti gli ascoltatori di Oreca Channel Italia. È vero, vogliamo riscrivere una nuova storia per la Birra Raffo. Un lancio su tutto il territorio nazionale per il 2024. Una grande sfida per noi di Birra Peroni. La Puglia è diventata la prima meta estiva degli italiani, con un export di prodotti agroalimentari made in Puglia in crescita del 16%. È una regione davvero amata dagli italiani, non solo. E parte proprio da qui un progetto molto ambizioso per noi di Birra Peroni, in cui crediamo tantissimo. Raffo, la birra pugliese che arriva a tutti gli italiani. Abbiamo iniziato in Puglia l'allargamento della distribuzione della bottiglia con la nuova immagine di Raffo ad inizio ottobre, e ci apriremo la distribuzione sul territorio nazionale nel 2024 con l'obiettivo di entrare nelle case di 1,3 milioni di italiani. E sempre sull'onda della buona birra, in Sardegna nasce un progetto molto interessante. Una filiera della birra made in Sardegna per una tracciabilità del prodotto che parte dal malto e dai cereali coltivati e prodotti interamente nell'isola, che arriva ai birrifici artigianali per produrre così una birra interamente sarda. Un'idea progettuale che mette insieme proprio la base della produzione cerealicola isolana e i birrifici artigianali sardi, in particolare le 19 realtà che fanno parte del consorzio di promozione e tutela della birra artigianale italiana da parte di Filiera Agricola. Avremo modo senz'altro di seguire questa sfida. Una sfida già vinta è invece quella di Millican Extra del birrificio Mezzopasso a Popoli, nella provincia di Pescara, una strong ale ambrata eletta come la migliore birra del consorzio professionale belga Bruxelles Beer Challenge. L'evento, giunto alla 12ª edizione, è considerato dagli addetti ai lavori e dai beer lovers una competizione tra le più prestigiose al mondo, ha messo in competizione oltre 1800 birre provenienti da 37 paesi, degustati da un panel di 100 esperti. Hanno vinto gli abruzzesi e noi siamo felici per loro. Bene, per oggi è tutto, grazie mille per l'attenzione e a domani!